Avanti tutta finanzierà i lavori che restituiranno un nuovo volto alla sala d'attesa del Day Hospital di Oncologia Medica dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il progetto si fonda sulla volontà di migliorare lo spazio dove ospitare i pazienti di oncologia attraverso l'utilizzo di elementi che permettono di rendere più accogliente la sala d'attesa. Prima di tutto un aumento dei posti a sedere grazie alla chiusura di spazi esterni non utilizzati. Poi interventi che diano il senso di maggior comfort e accoglienza, dalle luci al tipo di poltrone che diano la possibilità di comunicazione tra pazienti, ma anche di isolarsi dal contesto, materiali e prodotti selezionati, colori accoglienti, pavimentazione che crei aree di maggior comfort, arredi che offrano prese USB per ricaricare smartphone e tablet, sanificazione dell'area, televisori, aumento della superficie vetrata e possibilità di sottofondo musicale. Accogliamo con gratitudine, afferma il dottor Marcello Giannico, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, la proposta di Avanti Tutta di riqualificare la sala d'attesa dell'oncologia medica e con il supporto dei nostri tecnici cercheremo di realizzare quanto prima il progetto. L'umanizzazione delle cure e una adeguata accoglienza dei pazienti sono punti importanti per il nostro ospedale. Grazie alla grande sinergia con le associazioni di volontariato riusciamo ad intercettare queste esigenze in maniera precisa e puntuale. Ho il piacere di esprimere un saluto e un ringraziamento a tutta la comunità cittadina e a tutti gli amici e le amiche di Avanti Tutta che hanno consentito di poter rendere realizzabile un sogno. Il sogno è riferito alla riqualificazione completa della sala d'attesa del Day Hospital di Oncologia, un luogo che accoglie purtroppo ogni giorno numeri che vanno tra i 150 e i 200 malati. E questo ringraziamento a tutto il sistema che ho detto, perché è oggi presentata proprio la realizzazione di questo intervento di riqualificazione e noi abbiamo l'onore di poterlo effettivamente fare.